La crisi del comune di Viareggio porta allo scoperto tutte le tensioni ed i veleni della vita politico-amministrativa cittadina. Lo si è visto nella prima puntata stagionale dello speciale TG Noi Dido, dedicato proprio alla situazione viareggina. Da una parte i consiglieri d'opposizione, Santini di Forza Italia e Baldini del Movimento Cittadini Viareggio e Torre del Lago, ad attaccare la giunta Betti, accusata di aver fatto poco o niente per evitare il dissesto del comune. Dall'altra parte il consigliere di maggioranza Favilla, a difendere la giunta e a contrattaccare, accusando l'opposizione, ma anche pezzi della maggioranza, di mirare solo ad ostacolare il sindaco, infischiandosene del baratro in cui rischia di precipitare la città. Betti è in salita con una bella bicicletta e cerca di montare. Qui abbiamo gente che in continuazione mettono bastoni tra le ruote. Poi sarà anche, avrà delle difficoltà anche sue, ma c'è una situazione che è veramente ingovernabile. Quindi io spero che riesca a governare, perché diversamente sarebbe una catastrofe, secondo me. Santini invece ha accusato Betti di non saper governare e come esempio ha riportato la vicenda dei finanziamenti al carnevale. Con una promessa pubblica in consiglio comunale, il sindaco ha promesso: per l'edizione 2014 vi darò 1.400.000 euro. Ha fatto fare il carnevale, la fondazione carnevale ha firmato dei contratti e degli assegni e, finito il carnevale, il giorno di venerdì santo, l'amministrazione comunale annuncia che non ci sono i soldi che il sindaco ha promesso. Questa situazione ha messo il carnevale in ginocchio. E quando si è arrivati a parlare della responsabilità nel dissesto del comune della giunta precedente guidata da Lunardini, i nervi sono saltati. Il MEF registra gli ultimi 5 anni. Di la verità ogni tanto. No, se tu fossi onesto. Che il MEF studia solo gli ultimi 5 anni. Sei un disonesto. La Corte dei Conti. E sei un bugiardo. Sei un bugiardo. E non ti permettere di dire che sono disonesto. Sei scorretto e pigliacco quando dici così. Va bene? E ritira che sono disonesto. Ritira che sono disonesto. Ritira che sono disonesto. Sei un maleducato. Vergogna. Vergogna che sei maleducato. Si è parlato anche dell'immediato futuro, il voto del Consiglio Comunale sul dissesto che deve essere espresso entro il 30 settembre. Baldini ha detto che ad oggi non è stata ancora convocata la Commissione Capogruppo per fissare il Consiglio. Oggi è il 19 di settembre, ancora non è convocata la Commissione Bilancio, ancora non c'è un piano che noi conosciamo, non conosciamo nessun documento inerente a questo progetto. E non è nemmeno convocata la commissione capigruppo che deve fissare il consiglio comunale. Questa è la confusione che c'è a Viareggio.